Buonasera a tutti, questa sera faremo vedere una pastorata molto particolare, in quanto abbiamo raccolto stamattina le ortiche e la peretoria fresca. Vi invito a guardare il mio posto che ho scritto stamattina sia sul mio profilo sia nel gruppo, dove scrivo le proprietà di queste due piante. La luce si era chiusa alle 19:15, però oggi abbiamo dovuto fare dei lavori elettrici, abbiamo approfittato quindi di fare il video qua e le chiuderemo tra qualche istante. Ecco, quindi se una sera vi capita di fare un po' più tardi, non è un problema. L'importante è quando chiudete che avete l'effetto tramonto. Abbiamo già estratto un bel po' della nostra erba, perché ci vuole un po' di tempo. Qua abbiamo preso le due erbe, lavate e mischiate, quindi peretoria o erba muraiola, quelle che avete anche ai calzini, e l'ortica, che hanno proprietà antibatteriche, antibiotiche, antimicotiche, insomma sempre le proprietà benefiche che hanno le erbe officinali. Vi faccio vedere l'ultima parte dell'estrazione, quindi accendiamo l'estrattore, mettiamo quindi queste erbe accuratamente lavate e disinfettate, togliete eventuali rametti perché andrebbero a bloccare l'estrattore, quindi teniamo il tappo chiuso e passiamo con l'aiuto di questo pressino a pressare l'erba nell'estrattore. Uniamo un po' di acqua, questo per aiutare l'estrattore a lavorare meglio, dato che si tratta di erbe e le erbe sono piuttosto fibrose. Mettiamo quella del romaggio, se sentite un po' di rumore nell'estrattore è normale, perché ripeto, le erbe sono piuttosto fibrose, quindi questo rumore è dovuto al fatto che le fibre stridono con il setaccio che è all'interno, quindi non è nulla di preoccupante. Poi questo è un estrattore che già ha fatto abbastanza lavoro, quindi andiamo quindi ad estrarre. Ecco, vedete che è un sembra inchiostro, praticamente è un estratto completamente verde. A questo punto, quando abbiamo finito, chiudiamo l'estrattore. E la prepareremo questa sera, questa pastonata, quindi con il raschio. Utilizzeremo come base il raschio. Chi non ha il raschio può utilizzare il cuscucussu, quindi peseremo quanto estratto abbiamo preparato, quindi metteremo sulla bilancia un contenitore e andremo a filtrare. L'importante è filtrare quando usate il raschio, perché eventuali pezzettini andrebbero a interferire. Quindi andiamo con un colino a colare l'estratto. Praticamente noi abbiamo preso 600 grammi di erba fresca e circa 400 grammi di acqua. Tutto pesa circa 700 grammi, quindi abbiamo ottenuto 200 ml di estratto puro. Andiamo adesso a filtrare, a colare molto bene di questo colino. E vedete che all'interno resterà, ecco, questa polpa. Questa polpa che assolutamente non dovete buttare,
altrimenti butterete tutte anche le proprietà, e che però se unite al RAS va a interferire con l'effetto finale e non vi si svenerà bene. Quindi metteremo questa polpa in un altro contenitore dove poi finiremo la pastonata. Ecco, questo è il contenitore dove alla fine faremo tutta la pastonata. Adesso faremo vedere come procedere. Quindi abbiamo ottenuto 600 g di estratto. Facciamo una mescolatina con un cucchiaio. Ecco, questo praticamente è il liquido, vedete, che abbiamo ottenuto. Quindi abbiamo detto 600 g, cioè 700 g. E su 700 g di liquido metteremo 350 g di rasc. Siate sempre precisi nel pesare gli ingredienti, altrimenti le ricette non vengono bene. Quindi andiamo a fare una mescolatina al rasc e all'estratto. Far assorbire bene tutto il liquido e lasceremo riposare 5-10 minuti. Il rasc è piuttosto veloce rispetto a questi gusti. E alla polpa uniremo semplicemente un po' più o meno una parte, ecco, di polpa, e metteremo più o meno due parti di pastoncino secco. Andiamo a mescolare con un cucchiaio prima. E poi con l'aiuto delle mani andiamo a sgranare il tutto. Quindi ecco, questa già è la prima parte che abbiamo ottenuto semplicemente con la polpa dell'ortica e il pastroncino secco. Quindi già una parte semi morbida della pastonata, e già questa potrebbe essere utilizzata da sola per avere effetti eccezionali. Nel frattempo aspettiamo altri 2-3 minuti per il rasc. Volevo specificare alcune cose. I miei metodi non garantiscono che voi salvate tutti gli uccelli, non garantiscono che tutte le uova sono piene e non garantiscono che versate tutti i pulli, ci mancherebbe altro. Non ho questa arroganza e questa presunzione di dire queste cose. I miei metodi sono metodi di prevenzione. La prevenzione si fa sui soggetti sani e non sui soggetti ammalati, quindi si parte dal presupposto che dobbiamo avere nell'allevamento soggetti sani e non ammalati. E quindi poi peperoncino, zenzero, mioli, alcheno, il finocchio, l'ortica, la peretola, tutte queste cose funzioneranno di conseguenza. Ma se abbiamo soggetti che già hanno malattie batteriche latenti, che quindi poi trasmettono ai pulli, ovviamente tutto questo non servirà a niente. Ci vorrà un veterinario, questo veterinario vedrà la patologia che c'è in corso, quindi non parliamo più di prevenzione ma di cura. Quando entriamo nelle cure ci vogliono i medici, e quindi assolutamente se le cose funzionano, io non voglio assolutamente dei medici, ma se non vi funzionano per un qualsiasi motivo, no? O vi muoiono soggetti o qualcosa non va, i motivi possono essere migliaia. Di certo
non posso io assumermi la responsabilità anche di questo. Quindi chi mi segue dovrà sapere che queste mie tecniche si passano e presumono una, soggetti che già siano in salute, siano sani, possibilmente anche vaccinati, nello stradivamento sono tutti vaccinati per esempio, e quindi poi il resto viene da solo. Ma per esempio se c'è la mega bacilliosi o una bacilliosi a uno stadio piuttosto grave, beh, i miei metodi quindi decadono tutti, ci vuole un medico, un antibiogramma, insomma ci vuole un'altra cosa rispetto alle erbe e alle cure naturali. Quindi passiamo a vedere il RAS, che a questo punto è pronto, perché ripeto, il RAS è una cosa piuttosto veloce, infatti andiamo a muoverlo, prima con un cucchiaio, vedete che già si è gonfiato nel doppio. Quindi poi metteremo il rusk nella parte che già abbiamo fatto prima. Uniamo circa 700 grammi di bastoncino secco. Andiamo a lavorare il tutto con le mani, muniti di guanti sempre. E andiamo a miscelare il tutto con delicatezza. Girasole, potete dire qualsiasi cosa, mi viene di canapa più o meno almeno ogni 10 giorni l'utilizzo. Questa pastonata più o meno 2 kg, quindi uniremo 200 grammi di semi di canapa. Il 10%. Ok. Semi di canapa che vi ricordo è l'unico seme al mondo che contiene tutti gli 8 elementi. Che una volta era presente nelle miscele in quantità, adesso è stato tolto, ma che io vi consiglio di utilizzare soprattutto durante la riproduzione e l'allevamento dei pulci. Infatti l'olio di questi semi è contenuto anche nel mio olio, perché è un olio molto nutriente, se avete la possibilità di acquistarlo anche solo l'olio di canapa lo potete utilizzare benissimo. Quindi la pastonata è pronta, questo è il risultato finale. Come tutte le nostre pastonate sono naturali, efficaci, preventive, in alcuni casi curative di piccole patologie. La somministreremo questo domani mattina, lo vedremo in frigo questa notte. Servirà quindi sia per i riproduttori sia per, anche perché l'ortica e le peletorie contengono molto calcio, anche a dare un aiuto alle femmine. E poi vi lascio immaginare il profumo che emana, che gli uccelli non gliene frega niente di questo profumo, ma più una cosa per gli esseri umani. Quindi grazie a tutti, da Domenico, Carlo e Maria Francesca, vi auguriamo una buona serata.